do. Bitch, that BK dog. She wants some collega. Ah, voglio fare una cosa doppia. Facciamo una cosa due. Facciamo pure una cosa tre, facciamo. Tre. Dov'è la terza? Qui davanti c'è il ragazzo delle focacce. Delle A più positive. Salve! Fate la foto per me così. Hai un video? No, perfetto, posso. Tirate via quelle lì, Michi. Michi, tiratele via quelle. Poi Enrico ha un setup, io ho improvvisato con quello che avevo a casa, ragazzi, era un po'. Ma sì, proprio. È lo scarto. Quelle due cosette no, che resto dell'università, adesso questo qui è lo scarto purtroppo. Scusi, cosa ci fa lei con la telecamera? Non si può filmare qui, eh? Non si può filmare qui. La mia è una showcam, è lei che ha una telecamera. Non si può filmare qui, eh? Sicuro? Perché la denuncia, sicuro? La denuncia. Ma che bravi bambini che siamo! Tutti piccoli criminali! Piccoli criminali! Ho saltato fuori una pistola! Di qua, dall'altra parte, cammini qui in mezzo. Devi evitare le persone. Potrà fare. No, deve andare fino in fondo. Adesso corri, corri! Ma la spraggia si fa. Ce la fa, ce la fa! Piccolo? Piccolo? E andiamo, ragazzi! Piccolino? Questo è super fisting, ragazzi. Abbastanza, eh? Fa un po' male, eh? Soprattutto lo spegni fiamma. Questo è super fisting. Era un po' il dramma. Questa è l'idea del rinculo che ha. Che ragazzi, c'è un cado del Cristo dentro in mimetica, tutti bardati, fa caldissimo. Non ci posso credere. Tu sei una grande carne. Carbone ormai quella carne lì. Posto. Ciao troie! Posto. Oh. Anche me. Salve! Aspetta, metto. Fa vedere come sto così. Picture. Sono quasi cattivo. Che tira, Sto da Dio! Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo delle riprese da gay. Stai riprendendo un video? Sì. Vaffanculo, Rico, vaffanculo. Ci hai fatto vestire, ci stai facendo girare senza un cazzo di senso e tu non ci sei. Dov'è Rico? Non lo so, dov'è Rico? Chiediglielo, dov'è Rico? Lascialo scoppare. Bravo, Rico, scopo come prendi, bravo. Speriamo che sia fine. Domanda, dov'è Rico? Questo è un primo piano incredibile, guarda qua. Aspetta che entriamo nel recessione nasale. Recessione rapida. Andiamo a vedere, rubiamo e chiudiamo un negozio. Rubiamo e possiamo recensire un... Rubiamo, c'è un negozio e recensiamolo. Un negozio? Arriviamo, stavo recensendo questo fucile. Ah, allora io ho un piano migliore. Facciamo finta di fare così e poi lo invertiamo. Te ti porti via il calcio, io i gusci e qualcuno la canna. Qualcuno la canna. Ok, io lo smettiamo anche, ragazzi. Penso io. Tutto al momento. Mi sei incastrata la puttana dietro, non si è appena la mia che si fate cheese. Belli che siete, ragazzotti. Vabbè, dopo sì, dai. Buonasera. Salve. Good night, non buonasera. Sta vincendo? Non lo so. Lo sta riprendendo? Sì, si è sfogato e adesso andiamo a mangiare. Io sono wide, non sembriamo ancora più cazzuti. Sì, è wide, è wide. Gonfiati, gonfiati. Ciao a tutti amici softeristi, io sono Mice. E questo è l'angolo io anale. Pure, io sono pure. Questo è l'angolo anale. Anal, molto anal. Non la mangio, vado tranquillo, no, Sì. Oh, è un po' fame, adesso andiamo a mangiare. No, non farlo. Vieni, vieni. Fatti dare il film. Sì, sì, sì. Voglio farti vedere. Cosa pensi di questa linea? Perché? Perché? Quale motivo?
La sua faccia dice tutto, incredibile. Vabbè, vado a fare un giro, Per quale motivo? Faccio parte dello schieramento opposto. Brunissimo allora. E vabbè, però puoi capirlo. Un rigetto, tutto quello che viene da oltre la Polonia per me. Posso capirlo, però come funziona questa non funzionano le vostre. Hai ragione. Tutto questo è vero, Guarda, non ne sono convinto. Ma guarda, è sempre tutto molto soggettivo. Io la gorca o queste cagate qua, io le vedo. Come tu puoi dire che vedi la musica. Però siccome ti piace Batti tanto, quello che è la flora, la famiglia, il piacere, guarda, 25 anni, mangio molto. Ma questo, ecco perché si è andato di fare. Ecco cosa che è? Non ci sta. Sì, lui è contro tutte le robe rosse. Ma molto e tu dici che non è. Io no, sto scherzando, che... perché me l'hanno detto loro, stiamo anche registrando. Infatti adesso poi... È stato bene. Andiamo a registrare. Registrate pure. Botte. Beh, facciamo una settimana simbolica. Settimana simbolica e donazioni più potenti, guarda qua. Ma attenzione. Vieni con me un attimo. Rico. Cosa? Rico, sei in posizione pericolo, te lo dico. Ci staremo mai? Bravo, vai, tutti quanti fai campo, ragazzi. Rico, ma si fa tutto, Rico, Leon. Lo sai? Ma hai fatto il sesto fatto. Rico, vieni qui in qua, devo fare il sesto. Non male! Ecco! Ciao ragazzi! Vai! Fighi! Dai, vado, sto filmando? Allora ripeto, forse perché non mi avete sentito. Allora. Questo qui è il secondo raduno che facciamo. Allora, intanto voglio ringraziare Leon perché è stato lui. Questa persona. Salve! Ok. Allora, da lui l'anno scorso, no, quest'anno è stato, no? È stato quest'anno. Okay. Che è partita l'idea del raduno, ovvero noi abbiamo sempre fatto dei video su YouTube. Non sembra. Vabbè, e abbiamo deciso quindi di fare qualcosa in live, perché siccome ci vedete sempre dietro uno schermo, dietro un quadratino su YouTube, perché non fare una cosa in live dove ci potete toccare? Dove potete toccare? Ok. Niente, quindi questo vuole essere un raduno un po' per conoscersi e anche per così ridere insieme. Faremo delle recensioni live, non so se qua c'è il mio collega, eccolo l'Asi Omar del negozio Asi Sottil, che ci fornirà il materiale per le recensioni. Un applauso anche a lui, proprio io, vado solo. Un applauso a Rico! Poi abbiamo, questa è la famosa scatola del fisting, nonché la scatola in cui alcuni di voi hanno depositato un foglietto con una domanda che piano piano ognuno di noi leggerà. La passiamo in diretta subito? Dopo. Problemi tecnici. No, scusate, ma non mi ricordo neanche io quello che dobbiamo fare. Okay. Allora, adesso faremo, diciamo, racconteremo in breve, perché sennò mi facciamo venire così. Come siamo nati e perché facciamo video su YouTube, perché tu fai video su YouTube, chi è che te lo fa fare? Naturalmente finché c'è tempo e la passione c'è, noi facciamo video. Allora dai, faccio cominciare ai ragazzi, vieni, aspetta, vieni qua, dove l'altro, se metti vieni qua,
darvi. Ma lui adesso non adesso dei soldi a terra. Ah, c'è un mercato, è un mercato dei soldi. Grazie. Ne manca uno tecnicamente, però vabbè. Mancherebbe il terzo componente. Allora, voi... Manca la T, dov'è? È sempre nel nostro... Sarà in giro. Come al solito, come tutti i video. Ok, allora, da quanto tempo fate video su YouTube e soprattutto, ma perché lo fate? Allora, urla forte, perché siete forti. Ciao! Grazie per il feedback. Buongiorno! Buongiorno! Ci sento. Cominciamo già. Perché dobbiamo quanti prendere i ragazzi qua, se no? No, parla. È da un anno circa, sì, da un annetto questo progetto che abbiamo iniziato. E la seconda domanda me l'era già dimenticata. Racconta di voi. Perché fai video? Perché facciamo il video, signore? Ma tecnicamente facciamo i video perché, anzi, io ho cominciato a fare i video per umiliare lui. È stato molto divertente all'inizio, poi abbiamo deciso di metterli anche su YouTube come forma di divertimento in qualche modo, e a quanto pare stiamo ricevendo abbastanza feedback positivi, quindi per cui continueremo a fare i video, giusto? Yes! Giusto! Va bene come risposta? Grazie. Allora, immagino che voi fate gli unboxing, fate le recensioni, fate le carte, fate la parlata. C'è qualcosa in particolare che fate che vi distingue dagli altri youtuber? Io esalterei la rubrica. Sì. Allora, in pratica abbiamo iniziato da poche settimane una nuova rubrica, che sarebbe la rubrica del soldato, dove andiamo a spiegare varie piccole tecniche che magari in altri video non ci sono, comunque non vengono spiegate, ecco. Poi abbiamo anche sempre dentro alla rubrica piccole tecniche tipo video editing che vado a fare io, perché lui è ignorante. Ignorante? C'è sempre il coglione del gruppo che fa. Sì, ignorante proprio dir poco, fa lui i video. Io faccio tipo l'angolo high tech dove vado a spiegare piccole cosette. Passo un attimo. E abbiamo una serie che è l'unica serie italiana della Camscope, che praticamente è una videocamera montata sopra il cecchino. Un meta time. Quindi per cui. Esclusiva. È l'esclusiva, cari ragazzi. Fucile da cecchino, si chiama. Su fucile da cecchino. Esattamente. Potrei farlo. Prossima volta potrei farlo. Grazie per il suggerimento, vedi? Sfruttiamo anche le idee degli altri, anche questo. Cari ragazzi. Ci sono altre domande da fare? No. Può salutare? Da S è tutto! M uguale! Pure da T! Alla prossima! Sei angry, sei vero! Bravo! Bene! Vuoi che faccio la valletta? Sì, fai la valletta! Allora, adesso a turno, ovviamente partirà Pet, cominceremo a tirar fuori questi simpatici foglietti dove dentro vedo delle parole volgari. Ok, e niente, risponderemo a possibili domande, questo qua è molto inquietante. Come inquietante? No, non è inquietante, però sai, abbiamo dei bambini qua. Vabbè, dai, poche ciance, mando alle bande, mando alle ciance. Tira fuori un bigliettino e rispondi. Dai, se sono capace. No, devi tenerla su. Vadi, fai un bel fistino. Una valletta? Dov'è po'? No, non dovete niente. Volevo concentrare. Bob? E Bob? E va. Questo è un troppo morto. Domani i funerali tutti presenti, mi raccomando. Io ve ne spescherei un altro da esso, questo non era per me. Chi è stato? Lo scopriremo, dovremo cercare. Questa è lunga. È una dichiarazione d'amore? Non posso leggere questa. Come no? Aspetta. Dai, alta voce, dai. Perché? Io lo facevo con lui. Questo lo voglio io. Posso portare a giocare il mio cane da tartufi? Ovviamente mettendogli gli occhiali protettivi e la maschera. Allora,
come tutti ben sapete, il cane è over jowl, non si può portare. Cioè, a parte gli scherzi, Call of Duty fa male, ragazzi, basta cani, adesso te l'hanno messo lì che sfonda i muri, ma il cane da tartuffi, poverino, cosa ci potrà mai capire in una partita? Cioè, prova i tartuffi, pieno così, c'è la nuova tecnica, andare a figa col cane, e quello lì non ci piove, e confermo, nel senso, approvo, ma andare a soft air col cane è over jowl, non va bene. Prossima. Allora, innanzitutto, secondo me, i pallini migliori, cominciamo dalla grammatura, 0,25, perché è inutile guadagnare 5 metri se dopo il pallino ti va a casa di Dio. No, la marca migliore, secondo me, sono gli Spear. Sono non si trovano nei negozi di San Marino, purtroppo. In macelleria. Scritti S-P-H-E-R-E. Sfere. Spear. Ti è piaciuta la voce profonda, vero? L'ho sempre detto io. Visto? Visto? Attenzione. Certo. Invece G&G Bio. 10. Allora, i Bio sono... 118. Sì, i G&G sono quasi migliori. Anche se la Royal ultimamente, per quanto riguarda il bio sembra aver fatto ottimi pallini, sembra, però io personalmente i bio non li consiglio mai, perché ci devono tenere in custodia apposta, non devono traspirare, perché i bio si biodegradano, biodegradandosi ti vanno a intaccare la SG quando spara. Vortec. I Vortec sono italiani, quindi a prescindere supporterei la Vortec io. A prescindere. GS Tactical? Ti sei messo nella merda. Ma mi si è bloccato anche l'altro giorno che ho giocato. Mi si blocca sempre il fucile, infatti. Tac. Cambia pallina. Pronti? Prossima domanda, che non finiamo più. Leo, mi è piaciuta la domanda. Tengo anche il microfono. Hai visto? Sta diventando rosso, poverino. Vuoi levare il microfono? Certo, certo, si leva il microfono. Un uomo che mi mette una cosa in bocca mi fa un po' senso. Allora, in quali posti viene fatto? In quali posti viene fatto il soffitei? Il soffitei. In quali posti viene fatto il soffitei? A casa di Mice? In cucina? In cucina? Bagno? Il bagno sulla lavatrice ogni tanto? Sì, come postazione, entra sul cofano della mamma, entra la mamma, tu appostato, la lavatrice. Si aggiunge la mamma. Ma c'è Nito! C'è Nito! È arrivato giusto in tempo. Vieni qua apparecchiato con noi. Vai, vieni qua. La sauna! Che baci! Che baci! Perché è un bravo ragazzo! Perché è un bravo ragazzo! Nessuno lo può chiamare. Allora, di cosa si occupa soprattutto il posto? Vabbè, a vendere i fucili, cosa offre al pubblico? La particolarità del Nito. Cosa potrebbe darmi lei, Nito Software, che con le cose? Sicuramente. Denunciare. Possiamo preparare il materiale che vuoi tu, per le prestazioni che vuoi tu, al prezzo che vuoi tu. Al prezzo che voglio io. Facciamo fuori l'alzata. Hai sentito cosa ha chiesto? Detto. E voi quale preferite? Oddio! A capo. Ci becchiamo. Ciao. Oddio. Yeah, fuck. Miki. Questa è una grande ripresa. Oh sì, questa cazzo è una grande ripresa. Guarda qua. È bruttissima. È bellissima. Il pelo! Ah, sì, rimani qua. Ah, rimani qua. Ah.
Sì, Andre, pam, pam, davvero mi piace troppo, cazzo. Guarda qua. Basta qua, che figata, Andre. Andre, vedi il punto rosso, Andre. Egna, no, così no. Aia. Da S è tutto. Da M pure. Ti. Aspetta. Un saluto. È da A. Oh. A Summit. Siamo alla Summit oggi, ragazzi. La Summit è tutto. La Summit, e ricordate, stay angry. Stay biru. Yeah. Yeah, fuck.